Prego, signorina, si accomodi. La mia casa è la sua. Oh, ma che carino qui. Sembra di stare in discoteca. Le piace? Ho voluto creare nella mia modesta dimora un ambiente, diciamo, adatto a lei, una maestra di ballo. Ah, ma è sorprendente, professore. Non l'avrei mai immaginato. Posso offrire un Fernet Pranga? E che cos'altro c'è? Abbiamo Goma del Ponte americano, Coca americano, Whiskoli americano e Chateau La Fontaine. E cioè? Acqua della Fontaine. Voilà. Professore, io ho accettato il suo invito per fare una lezione privata, quindi non perdiamo tempo. Facciamo quello che dobbiamo fare, d'accordo? E se vogliamo fare quel che vogliamo fare subito, io sto qua per questo. Ma piuttosto, dove ci mettiamo? Qui c'è poco spazio, purtroppo. Poco spazio? Beh, ci possiamo mettere di qua. Sembra che non ci sia molto spazio. Sembra un po' ristretto, ma in realtà non è largo. Beh, direi che di qua non è proprio il caso. Non è il caso, è meglio. Vede, professore, mi segua. Le prime due o tre volte mi sembrano più consigliabili le posizioni scomode, non trova? Ah, lei vuole cominciare con quelle scomode per arrivare al bello dopo, diciamo. Come vuole. Ecco. Allora, basta spostare questo tavolino e questi due puff. Tutti i puff li buttiamo dove vuole. Io intanto mi metto in libertà, Si prenda tutte le libertà che vuole. Qua siamo a casa e tutto ambiente è stupendolo. Questo lo mettiamo là. Questo, via benedetta dell'ingoronetta, salvami tu e lo buttiamo giù. Ecco qua, che altro devo fare? Oh, che carino questo. Si vede un occhio solo, sembra la cintura di Moshe Dayan. Che cos'è? L'ho comprato in America. Ah. Serve per reggere gli occhiali. Originale, vero? Anche mio fratello ce l'ha. Serve per reggere le... Ma... E lei che fa? Che faccio? C'è qualcosa che non va? Basta così, non si toglie il... Ah, mi devo mettere in libertà? Meglio. Mi sento un caldo da morire. Qui non vedo l'ora di cominciare. One, two, three, e voilà. Ha visto che bel costumino? Ci piaccio? Che disastro. Lo so. Mi sono letti, signorina. Grasso, cellulite, muscoli rilassati. Ma lei mi sta veramente male. È proprio una frana, sa. Lo so. Che faccio? Me l'hai da buttare nel secchio della mondezza? Ma no. Cominciamo con... Con la raccolta del melone. No, il melone no. La raccolta del cocomero. Ma che cosa c'entra il cucuzzo? Mi faccio raccogliere qualche cosa, due cucuzzi, un insalet. Faccio come ha fatto col presto. Lo prendo, non lo prendo. Ma lei non deve prendere proprio niente. Non lo prendo. Per lei ci vuole l'uovo. L'uovo? Sì. E dopo ce ne facciamo due per uno, strapazzate dopo, No, guardi, si accosci a terra. Ho cambiato idea, giù. Ah, va bene, giù. Ecco, facciamo il canestro. Il canestro, tutto quello che vuole. È meglio il canestro, così facciamo la raccolta del melone. No, no, guardi, adesso si sdrai, per favore. Ecco, si metta. Professore, lo dà il melone a me. Come faccio io, adesso viene il bello. Meno male che viene il bello, era ora. Vede? Vede come mi sono messa bene io? Sì, ma io come mi metto? Adesso bisogna allenare le gambe, alzi. Le gambe, da solo? E che metta a fare come un cretino con la gamba su e giù? E io sono pesante, non ce la faccio. Ma in equilibrio deve stare. Lei mi squarta, signorina. Un momento, mi è venuta una bella idea. A me mi vengono di gettoli le idee. Ecco, adesso prendiamo questo sesso, me lo metto sulla chepa, così fa da contrappeso e mi metto a fare come un cretino avanti e indietro, visto che a lei ci piace così. Basta che facciamo una cosa. No, professore, non serve. Va bene. Va bene. Faccio io, Faccia tutto lei. Si mette a distesa, su. Anche stavolta mi sa che... Così, no, sul fianco. Vabbè, rotoliamoci, forse è meglio agitare prima dell'uso. No, professore, attenzione, i meloni sopra me. Per favore. Ma se è così laborioso, io ci rinuncio, signorina. Mi sta srotolando come un tappeto persiano. Oh, il sesso. Il sesso. Il sesso! Ma che stai dicendo? Quale sesso? E porca puttana, il sesso dietro la schiena mi sta spezzando le ossa del capocollo, mi scusi. A parte il sasso, certo le prime volte fa un po' male, ma va meglio adesso? Va meglio un ghezzo. Come, scusi, che ha detto? Quello è il disco che ha fatto John Travolta con i Bee Gees. L'ha scritto il grande sassofonista americano Stan Getz. You never know.